Si sentono tante storie di truffe online, di gente che navigando la rete si è trovata a prendersi delle sonore fregature. Ma per capire questo facciamo un attimo un passo indietro. Vi ricordate ad esempio quando Totò cercò di vendere la Fontana di Trevi al povero turista? Ecco, lui era sicuramente un tipo strano, ma ancora più strana era l'idea di provare a vendere la Fontana di Trevi. Quindi come facciamo noi in rete ad evitare una fregatura di questo genere se non vediamo neanche la persona che ci sta vendendo il bene? Perché la rete è immateriale, non è fisica e quindi non c'è il rapporto umano. Ma allora come si fa ad evitare questo? Forse la primissima cosa da fare è valutare l'offerta, cioè dobbiamo capire se è realistica. Perché insomma, ma è possibile che qualcuno venda la Fontana di Trevi? Vabbè, insomma, quindi l'avete capito, in questa puntata parleremo proprio di truffe online. Perché è vero, la rete è un fenomeno meraviglioso, straordinario, che cambia le nostre vite e ha un potenziale fantastico. Ma è anche vero che la rete riflette la vita reale sia nel bene che nel male. Ecco, parliamo proprio della parte del male in cui riflette la vita reale. Come facciamo ad evitare le truffe? Come facciamo a capire in rete se qualcuno è un impostore, se qualcuno sta cercando di fregarci, se il bene che stiamo comprando è veramente il bene che vogliamo o se invece ci arriverà qualcosa di farlocco? Se arriva una mail da un utente sconosciuto che promette mari, monti ed eldoradi possibili, dobbiamo aprirla? Con quale cautele? Ecco, io mi fermo qua, ma subito dopo di me tutti questi temi verranno approfonditi e analizzati in maniera molto più analitica. Per ora, quindi, mi limito ad augurarvi una gran buona visione. Salve a tutti, mi chiamo Corrado Giustozzi, mi occupo di sicurezza delle informazioni e di criminalità informatica da molti anni, e a vari livelli, sia nella prevenzione, anche istituzionale, che nella repressione di alcuni fenomeni. E oggi siamo qui per parlare di alcuni aspetti che hanno a che fare con la sfera criminale, che sono quelli delle truffe e comunque dei comportamenti pericolosi attuati verso gli altri o anche da parte degli stessi utenti su internet utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione. Gli strumenti di comunicazione digitale sono importantissimi per lo sviluppo sociale, hanno consentito di sviluppare democrazia elettronica, di ottenere servizi, i cittadini possono non solo comunicare fra di loro in ogni momento, in ogni luogo del mondo, ma interagire con le pubbliche istituzioni per appunto, ottenere servizi di vario tipo, ottenere servizi di e-commerce, di government, e-health, salute elettronica. Sono tutte quante funzionalità importantissime per ottenere una società migliore con servizi migliori, però hanno degli effetti collaterali come tutte quante le cose del mondo. Si prestano ad essere utilizzati in modo distorto o essere abusati da parte di qualcuno che ha interesse a ottenere vantaggi illeciti a scapito di qualcun altro. È importante avere la consapevolezza di questo fatto, ma anche sapere come stanno le cose in realtà, perché le leggende metropolitane sulla insicurezza delle reti o di internet sono parecchie e per definizione spesso sbagliate. Non mi hanno mai clonato i dati, però è successo qualcosa di abbastanza simile. Mi hanno addebitato delle cose che non avrebbero dovuto fare sul mio conto. Per questo ancora un po' diffido, però diciamo che con tutte queste tutele della privacy non dovrebbe succedere. Che sei ben codificata con password eccetera, quindi è difficile entrarci. Ho tolto Facebook perché hanno copiato le mie stesse immagini, c'era una coppia che aveva le mie stesse immagini, le mie stesse cose e parlava con la gente sotto il mio volto. Ed è stato pesantissimo perché poi è stato detto da amici dei miei e comunque persone grandi, quindi sai la dignità un pochettino poi va a scemare. Quindi per questo ve l'ho tolto. Non mi hanno mai clonato i dati e sono tranquilla per questo. Internet, le reti, i blog, i social network non sono pericolosi di per sé, non più di quanto lo siano le scuole, le aziende, i giardinetti, la città normale. C'è gente che parla, dice cose, scambia informazioni. L'importante è sapere cosa in quali ambiti si muove questa comunicazione, esattamente come facciamo di persona, dovremmo farlo su internet, però è più difficile. Alcune credenze sbagliate relative alla pericolosità intrinseca del mezzo sono per esempio la paura che molte persone hanno di utilizzare la carta di credito su internet.
Questo generalmente è sbagliato. Non è più pericoloso usare la carta di credito su internet che non lo sia usarla al ristorante, perché la possibilità di truffa c'è esattamente allo stesso modo. Certo, su internet bisogna fare attenzione a dove andiamo a spendere i nostri soldi, così come dovremmo fare nella vita reale. Nessuno di noi si sognerebbe di usare una carta di credito in un locale ambiguo di un quartiere malfamato, di una città poco conosciuta. Allo stesso modo dovremmo fare su internet, riuscendo a distinguere la affidabilità del nostro fornitore. Passando ad altri ambiti, è importante comprendere che è più facile, utilizzando mezzi di comunicazione digitali, spacciarsi per qualcuno o qualcosa che non si è, e quindi indurre altre persone in inganno, perpetrando delle frodi a loro carico. Nella vita reale è difficile ingannare completamente una persona mettendo in piedi una messa in scena molto complicata. Utilizzando mail, social network è più facile. Quindi dovremmo maturare degli anticorpi specifici di sana diffidenza verso alcuni tipi di comunicazione o di ambienti che sembrano qualche cosa ma potrebbero non esserlo. Il caso delle mail truffaldine, il famoso fenomeno del phishing come andare a pesca. Cosa consiste? Nel mandare delle mail, dei messaggi posta elettronica a milioni di persone facendo finta di essere una banca, le poste o comunque delle istituzioni affidabili. In questi milioni di persone qualcuno che ha davvero il conto su quella banca lo troviamo, questo qualcuno può essere indotto a credere che quel messaggio arrivi davvero dalla sua banca e quindi in modo incosciente, anzi con voglia di collaborare, comunica alla banca le proprie credenziali del conto online. Questo ovviamente porterà allo svuotamento del conto. Allora, nessuna banca seria chiederà mai ai propri correntisti informazioni così sensibili per posta elettronica. E poi quali informazioni? Informazioni che la banca già conosce. Il numero, le credenziali di accesso al conto le sa la banca prima dell'utente, quindi la banca non richiederà mai una cosa del genere a un utente finale. Ecco, questo è un fenomeno importante che assume molte forme, a volte arrivano false fatture dicendo mi devi pagare questi soldi e il documento in realtà è una trappola. Un minimo di sana diffidenza è sempre importante. Attenzione, non c'è nulla di nuovo, queste cose si sono sempre fatte, soltanto che nel Medioevo ci si vestiva magari da monaco e si bussava in un castello per carpire la fiducia degli abitanti e rubare il tesoro. Adesso ci si veste da banca e si bussa alla porta delle persone dicendo sono la tua banca, dammi i tuoi dati. È esattamente la stessa cosa, non bisognava fidarsi prima e non bisogna fidarsi adesso. Diciamo usare una media intelligenza, perché immaginare che un banchiere nigeriano abbia proprio deciso di dare a te 5 milioni di dollari in cambio di una pratica veloce a $35, mi sembra proprio assurdo crederci direttamente. A difendersi dalle tecniche di adescamento è fondamentale anzitutto conoscere quelle che sono le truffe che girano nel periodo, quindi magari usare comunque internet per informarsi. E poi comunque, se si è persone poco avvezze, diciamo, a queste cose, chiedere sempre un consiglio a qualcuno che è più esperto prima di effettuare magari pagamenti piuttosto che dare i propri dati sensibili. Ma per difendersi dalle tecniche di adescamento bisognerebbe magari evitare di rispondere a quelle mail un po' sospette che non provengono dalla nostra lista di contatti o di amici, soprattutto se provenienti da magari persone che scrivono dall'estero. Altro metodo magari è quello di non inserire propri dati sensibili all'interno di siti in generale. Spesso a me arrivano delle mail o delle richieste di presenza su un sito che non riguarda assolutamente il giro di ricerche che faccio io e quindi di base non ci vado. Un altro ambito molto importante è quello delle truffe che mirano a carpire la buona fede di una parte molto debole della popolazione, i minori, i giovani, che vanno con grande entusiasmo su internet, utilizzano i social network per fare molti amici, e spesso in modo un po' troppo incosciente, un po' perché si è portati a collezionare come trofei centinaia o migliaia di amici, che non sono naturalmente amici veri, un po' perché
proprio questi strumenti che facilitano l'entrare in contatto diretto con un ragazzo, con un giovane, con un minore, sono ovviamente utilizzati da coloro che cercano questi contatti per scopi non esattamente nobili. Quindi adescamento di minori, che è un fenomeno che c'è sempre stato, solo che una volta era più difficile adescare un minore ai giardinetti o all'uscita di scuola perché c'era un controllo sociale dei genitori, dei passanti, del personale della scuola, mentre invece un bambino lasciato solo davanti al computer tutto il pomeriggio, come se fosse un cartone animato, perché tanto sta lì e sta buono, è meglio lì che mandarlo in strada, in realtà è esposto enormemente di più a questo genere di minacce perché non c'è un controllo dei genitori o della società su quello che succede. Attenzione, i social network lo sanno e hanno già dei controlli preventivi, hanno dei centri di assistenza a cui potersi rivolgere in caso di problemi, quindi cercano attivamente di contrastare questo fenomeno, ma il fenomeno è importante, quindi bisogna saperlo, bisogna parlarne con i ragazzi, bisogna conoscere il fenomeno. Non sempre chi si presenta a noi chiedendo l'amicizia su Facebook è quello che dice di essere. Al di là delle similitudini che esistono, ogni social network ha le proprie regole, i propri meccanismi pubblicitari, quindi secondo me al momento dell'iscrizione è opportuno controllare quali sono i sistemi di privacy, di tutela, delle cose che uno posta, delle informazioni che uno decide di postare. Secondo me nei social network è molto più difficile difendersi da questo tipo di truffe, in quanto chiunque si può nascondere dietro una fotografia piuttosto che il profilo di una persona normale può essere in realtà un truffatore di qualsiasi, insomma. Beh, controllare bene, a me arrivano un sacco di richieste di amicizia. Io vado soprattutto a controllare chi è questa persona. Mi capita a volte di uscire la sera e trovare, sì, forse 40 amici il giorno dopo e dico: oh, chi sono queste persone? Le conosco? Non le conosco? E quindi alla fine di controllare per bene chi vede le mie cose, perché alla fine si tratta della mia privacy e lì dentro ci sono le mie foto e un sacco di informazione che riguarda solo me. Per quanto riguarda delle precauzioni, diciamo, da social network, nella fattispecie Facebook, io limito l'accesso alla mia bacheca o comunque al mio diario, la possibilità che abbiano le persone di postare cose sulla mia bacheca o in generale di avere l'accesso alle mie informazioni, quindi sia per le fotografie che le informazioni riservate. In generale non do neanche moltissime informazioni. Ma per evitare comunque una violenza della privacy all'interno dei social network, sicuramente eviterei di mettere informazioni mie come un numero di telefono, un indirizzo, cose che comunque sappiamo che in rete viaggiano molto veloce, e anche magari non accedere, non dare proprio l'amicizia subito a tutti, controllare che sia un profilo sempre di una persona conosciuta o quantomeno che ci siano dei contatti condivisi che possono farmi risalire a chi effettivamente è. Per concludere, non bisogna essere pessimisti, il mezzo non è malvagio, non è pieno di pirati, il mondo è sempre lo stesso, quindi è sia buono che cattivo da secoli. Bisogna conoscere meglio le regole del gioco, che poi sono sempre le stesse: non fidarsi ciecamente degli altri, capire che cosa si sta facendo, ragionare anche quando si raccontano fatti propri, ma se questa cosa io la dicessi in pubblico sarei tranquillo, ecco, allora perché la devo dire a uno che di fatto è uno sconosciuto? Sono piccoli accorgimenti e buoni vecchi consigli delle nonne che però dovrebbero essere applicati anche in questo mondo che è molto molto affascinante. Non bisogna averne paura, bisogna utilizzarlo al meglio cercando di non mettersi nei problemi da soli. Se non ci creiamo problemi da soli, in realtà contribuiamo anche a non creare problemi nella società e facilitiamo la vita a coloro che di mestiere fanno sì che questa società digitale sia davvero il motore del progresso umano. Grazie a tutti, arrivederci. Eccoci qua, la lezione di navigare insieme è finita, ma prima di andarvene vi lascio una domanda con tre possibili risposte, un piccolo giochetto.